Ciao e benvenuto in un nuovo video. Oggi vi mostrerò come sono riuscito a riparare la mia saldatrice TIG MIG. In più ho anche fatto un upgrade, un miglioramento, l'ho potenziata. E allora ti racconto velocissimamente cosa è successo. Stavo saldando, forse ho utilizzato troppa corrente, troppa potenza e per troppo tempo, e in una volta la saldatrice si è spenta. Si è spenta e non ha voluto più accendersi. L'ho aperta, l'ho smontata, ho analizzato un po' la scheda, che è quella che stai vedendo, tutto proprio controllo elettronico e controllo elettrico. Comunque non c'era più tensione. Se io la connettevo con la rete non accendeva. Perciò cosa ho dovuto fare? Ho dovuto fare dei test, delle misurazioni dei MOSFET, dei transistor, dei diodi, e comunque alla fine ho trovato il problema. Due MOSFET di potenza su quattro si sono fusi, si sono completamente bruciati. Questa è la scheda vista dal lato di sotto. Ora insieme andremo a estrarre i componenti, come vedi, eccola qui con la mia dissaldatrice, e andremo a sostituirli con dei MOSFET nuovi. Li ho sostituiti tutti e quattro, ok? Questa operazione mi è costata una ventina di euro, perché i MOSFET giustamente costano, ma anche perché li ho sostituiti con dei MOSFET più potenti. Quelli di prima da scheda tecnica potevano arrivare a circa 70-75 ampere come scarica. Questi ragazzi nuovi che li ho messo arrivano senza problemi a 170-175. Questo sta a significare che cosa? Che ho potenziato e dato un margine in più alla mia saldatrice. Come vedi, il primo avvio è questo. Felicissimo di averla finalmente riparata. Questi due sono i due MOSFET sostituiti. Ragazzi, se non siete iscritti al mio canale, fatelo, vi aspetto numerosissimi. Facciamo crescere Fox Tech Channel. Qui ragazzi vi do dimostrazione che finalmente dopo qualche ora la saldatrice ha iniziato nuovamente a lavorare, e ragazzi devo dirvi che le scariche questa volta, anche se a metà della sua potenza regolata dal trimmer, sono davvero davvero più sostanziose. Ma questo è logico e normale, perché ora i MOSFET sono sovradimensionati, perciò danno tanta tanta corrente. Guarda, dai, forza Fox, 3 2 1, eccoli qui. Parliamo ragazzi del 50% della potenza della saldatrice. Niente ragazzi, per questo video è tutto, grazie per la visione, un commento, un like, iscriviti, abbonati se vuoi sostenermi, ciao belli, al prossimo video.